Sono in gran parte africani, scappati da guerre e soprusi, i giovani che hanno giocato allo stadio Tre Fontane di Roma per una partita organizzata dall'UNHCR in occasione della giornata mondiale del rifugiato. Qual è la situazione nel tuo paese? Hanno smesso di fare la guerra, quindi c'è delle cose che non vanno bene, ma la situazione è stabile. Speri di rientrare prima o poi in Costa d'Avorio? Spero di rientrare, sì, ho la fortuna di farlo perché la mia famiglia sta lì, quindi spero di tornare indietro un giorno. I rifugiati hanno affrontato una selezione di star dello spettacolo e dello sport. Damiano Tommasi, quanto è importante che si parli nel modo giusto del dramma dei profughi? Sicuramente il tema dei rifugiati nel mondo, non solo in Italia, è un tema serio, un tema importante, un tema per il quale si fa sempre troppo poco e si dovrebbe sempre far di più e non sempre ci si riesce, anche attraverso lo sport. Una giornata di festa, ma anche un'occasione per riflettere sul tema dell'immigrazione e dello ius soli al centro del dibattito politico. Non è giusto, uno che nasce dopo 18 anni deve fare domanda, ha un arco di un anno per fare domanda, di qui alla volta talmente sono complicati, vengono richiesti dei documenti molto lunghi, per questo spesso non ce la fanno. Per questo noi quello che chiediamo è un appello al governo anche per poter mettere la fiducia, perché è l'unica modo, l'unica strada che è rimasta. 3-0 il risultato finale. I rifugiati hanno perso la partita, ma non il loro slancio vitale. Italia one people, Italia Africos one people.